Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa 17esima e ultima parte della Soul Link Pokémon Oro e Argento. Qui con noi c'è Rocket, benvenuti in questa importantissima parte della Soul Link, ragazzi. Benvenuti. Signori miei, parte finale. Esatto. Oggi, Luke, mi sembra ovvio, ma cosa andremo a fare? Oggi ragazzi, completeremo l'opera che abbiamo cominciato nella scorsa parte, ovvero finiremo il Super 4 e poi andremo faccia a faccia con Lance, il campione della regione di Johto. Ok, quindi io direi di muoverci. Abbiamo curato i Pokémon, siamo pronti. Anche. Bruno! Andiamo. Vai Luke. Nella lava addirittura, cioè poco. Leggi il dialogo te. Ok, vai con Bruno. Sono Bruno del Super 4. Mi alleno sempre al massimo perché credo in me e nei miei Pokémon. Ecco perché siamo così forti. Riuscirai a tenere testa? Non ho timore. Sei determinato, lo spirito giusto per lottare. Rocky, Creepy, siete pronti? Dovrete piegarvi alla nostra potenza. All'attacco! Mamma mia. Uole! Vediamo un po' chi ci manda. Bruno. Vediamo. Ok. Espeon! Ancora. Quanto ti odio. Espeon allora, di nuovo. Facciamo così. Fulmine. Ah, colpo è brutto. E poi ti castigherò con lo Somerang. Anzi no, ti ho crittato quindi sei morto. Grande Luke. No, cavolo. No! Cosa? Vita 1 per Coccia! Oddio, Persian. Ho temuto di perdere Persian, ragazzi. Vita 1! Dio santo. Non è stato bravo lui, sono stato coglione io. Cominciamo col botto, direi. Ok, facciamo scannare gli altri in campo. Inclusion! Vai, Persian. Mi manda in campo Smeargle, Bruno. Addirittura. Coccia idropompa su Typhlosion, non l'ho buttato giù, fa doppio team e vabbè, figurati se colpisce idropompa, ho finito il pp di idropompa, Cristo. Addirittura, cazzo, Persian fuorisce, ok, mille bave di Smeargle, ok, va bene, come vuoi tu. Luke, sto veramente rischiando. Coccia, devo ritirare Coccia. Ritiro per sicurezza, Snorlax, cavolo. Perfetto, e cazzo, individua! Giù. Chi posso? Non ho mosso tipo l'otto io, no? No, guapa. Forse mando Xatu, io ragazzi. Wop, perfetto. No, vabbè, Giota tutto satanato, non c'ha quelle mosse stronze alla fine. Allora. Calcio rullo. Mega pugno. Pazienza, merda. Allora, calma. Aia. Qua me la devo giocare se. Oddio. Me la devo giocare bene. A casa. Sonic Boom. No, Sonic Boom non è più molto efficace in questo punto del gioco. Parassisseme. Dai, castigalo per bene questo Bruno, insomma. Attacco fallito. Lacerazione. Pichu, momento della vendetta. Attacco pioggia, giù, perfetto. Vai. A casa anche Wobbuffet. Saprò utilizzare Sentret. Anche a me l'ha mandato Sentret prima, quindi okay. Anche a me l'ha mandato prima. Schianto, perfetto, grazie. Sentret a casa, molto facilmente. No, a due Sentret. Ma cosa? Perché? Ma perché? Olè, questa qua l'ho vinta. A parte lo spavento iniziale, con una calma impressionante. Anch'io, uno Super 4 sconfitto. Come ho potuto perdere? Ok, io vittoria. Madonna, Coccia l'avevo già dato per morto. Guarda che hai rischiato. Praticamente aveva in campo Espeon. E anziché utilizzare un'altra volta sdoppiatore per non buttarmi giù una vita, ho utilizzato Giga Assorbimento. Solo che non l'ho buttato giù una volta, mi ha fatto colpo. Allora poi ho detto, vabbè, al prossimo Giga Assorbimento lo butto giù, non so come ha fatto, ha resistito, ha fatto colpo ancora, brutto colpo, vita 1. Ok, ci buttiamo. Che ansia, buttiamo Karen. Karen, andiamo. È il tuo momento. Andiamo. Eccola qua, una stanza leggermente più... sobria. Esatto, vai. Sono Karen, dei Super 4. Tu sei Creepy o Rocky? Ma guarda, mi piacciono i Pokémon di tipo buio. Il loro aspetto duro e violento è così attraente e sono così forti. Credi che potrei resistere? Dai, fammi divertire. Lottiamo. E parte la sfida. Eccola qua, Karen. La più forte di Super 4, in teoria. Manda in campo Iglipuff. No, Luke, non è la più forte. Exeggutor. Manda in campo da me. Ok, Torch. Minchia, canto di Iglipuff. Ma che culo puoi avere? Canto di Iglipuff, cioè proprio l'ha mantenuto. Allora io vado di... Ah, brutto mega assorbimento su Pasquale, mi sono preso uno spavento. È stato bruttissimo, per fortuna è che è un Iglipuff. Io vado di Fango Bomba su Exeggutor, gli tolgo metà vita, lo veleno pure. Molto bene. Politoed, allora proviamo un incrocolpo. Non gli faccio molto. Politoed è abbastanza stronzo. Ma poi questo qua è al 47, quindi è buono. No, palla ombra su Pasquale. Ok, niente, tranqui. Ok, bella lì.
Livello 4 super fattore. Cazzo, funzione max che sbatta. Alepo, Mew, manda Mew. Aia. Mi manda Mew. Occhio Luke, con calma, giocatela Dio bene. Cavolo, mi manda Mew. Allora io mando Karen, mando, sì, Karen, mando Karen. Mando mando Wigglytuff che c'ha 200 PS che può reggere abbastanza, livello 45 Mew. Allora qua okay. Gli ho sparato un incrocolpo su Porygon 2 che regge addirittura. Merda, dolce bacio, cioè. Minchia. Ok, lo sto di pugno su Mew. Arca Surf su Arcanine, spero che vada giù. Allora. Dai, cazzo, furia, ok, tranqui. Ho confuso il mio con sto di pugno, molto bene. Ottimo, perfetto. A me rimane l'ultimo suo Pokémon che sarà Beedrill. Bene. Avrei potuto switchare. Ok, buttato giù Mew. Ok, molto bene. Mew è andato. Giorno pago, ok. Ma no, non ci credo. Cosa? Mewtwo. Cosa? La combinazione incredibile. Non ci credo. Cioè, è pazzesca questa cosa. Ok, io ho battuto Karen. Sono sto per andare da Lance. Ok, io mando. Io mando Xatu. Allora vedo se posso utilizzare qualche. Non ho mosse super efficaci contro Mew. Non ho nessuna mossa di tipo buio. Proprio nessuna. Neanche con le hot, non c'ho niente. Io ho un etere max da giocarmi. Cioè, io c'ho una mossa con le hot di Wobbuffet. C'ho Missy Spill. Vada con Missy Spill allora. Io mi devo giocare un etere max con Coccia. Su chi Gio? Su chi? Con su Coccia. Metronomo. Sta cominciando a fare Metronomo, Mewtwo. No, Luke, guarda che è pericolosissimo Metronomo. Lo so, ma Wobbuffet c'ha 250 PS. Penso che possa... No, Metronomo. Falso finale, ok. Dai, con falso finale non ti puoi proprio buttare giù. Gio, guarda che la vita di merda è in bilico, Cioè, è molto in bilico. Però devo per forza buttarlo giù con Body Slam. È paralizzato, ok. Pozione max, infame. Cazzo. Meglio, così non ti ho usato la ricarica tot. Che infame. Dai, fa disco Missy Spill. Madonna, ragazzi. Però... Dai, Luke, ce la puoi fare. Allora, merda, all'ultimo così no. All'ultimo così no. Merda, ragazzi, deve vivere. Allora, ci vado lì per pozione perché non voglio che merda muoia proprio adesso. E quindi deve vivere. La mascotte no. Ok, Metronomo. Ripeti, non importa. Ha firmato la sua condanna a morte, ma usa canto. Ah, cura totale. Dai, okay. Luke, cazzo. Io credo in te, io credo nel cuore delle carte. Ok. No, con un PS è resistito. Morto. Perfetto. Pichu. Ah, di nuovo te. Bene. Ah, di nuovo te. Bene. Ok, Osso Meran di Torch a casa. Ultimo Pokémon Smochum. Ok, perfetto. Dai, l'abbiamo fatta. Cioè, dopo Mew e Mewtwo aveva solo merda, praticamente. Minimizzato. Sì, praticamente sì. Ok, vittoria. Perfetto. Molto bene. Pronti? Per andare dal re dei draghi. Esatto, mi curo un attimo ragazzi e sono pronto per la sfida finale di Yoto. Allora, vediamo tra un po'. Tra l'altro con un dialogo stupendo. Ok, andiamo Gio, andiamo. Eccola qua, la sala di Lance. Eccolo qua, la sala enorme, immensa. Eccola qua. Ti stavo aspettando. Leggo io. Va, inizia te, tanto adesso mai cominciato, vai Gio. Creepy. Rocket, sapevo che voi, con le vostre capacità, sareste giunti fino a me. Le parole non servono. Lotteremo per capire chi sarà il più forte dei due. Io, Lance, il più forte allenatore e il campione della Lega Pokémon. Io, come maestro del tipo drago, accetto la vostra sfida. Poi qua, dialogo... C'è da brividi, direi, musica ancora di più. Ledian, no. Ok, manda in capo Noctowl. Ok. Aspetta, Ledian potrebbe avere idropompa. Per fortuna che ce l'ho in squadra, devo ritirare Bonliness adesso. Esatto. Allora, in teoria il suo Pokémon più forte sarà tipo al 50, se non ricordiamo male, mi pare. Sì, al sì, 50. Al 50, sono abbastanza sicuro. Allora, fascino fallisce. Ok, questo Ledian qua mi potrebbe mettere in... Madonna, meno male che ho avuto l'intuizione di levare coso. Hai fatto idropompa. Hai fatto più che bene. Zapdos, Dio, non va bene Zapdos. Merda. Appunto, merda in questo merda sta rischiando. Sono partito con un rischio assurdo. Idropompa. Ok, Zapdos. Madonna, smettila di fare bullo! Merda. No, merda. Aia. Osso cava di Zapdos su Torch.
Cavolo, devo assolutamente levare Torch. No, Luke, sto rischiando già tantissimo. Idem. Uno Zapdos con una mossa di tipo terra su un Io lantern. Non mi aspettavo per nulla che fosse così forte. Ok, vado di Wigglytuff. Vado di Wigglytuff quanto Zapdos. Questo Ledian è terrificante. Contatore! Aia, no, No, coccia! Ok. È vivo? Sì. No, calcio salto, oddio, questo Zapdos è terribile. Questo Zapdos è terribile. Ancora okay, contatore! Vive, facciamo difesa fisica della Madonna, però. Mia. Sì! Gelomaggio. No! Ok, calma. Buttalo giù, ti prego. No, non è crepato, due. Stoppiatelo su coccia, aia, coccia, aia, reggi, aia, coccia, aia. Coccia! Vita 7 okay. Per coccia, giù Ledian! Oddio, oh. quanto stiamo soffrendo questo incidenza. Quanto sta soffrendo coccia? Cinchou. Oh, un altro Cristo okay, che anidorino, Cinchou. Perso. No, di nuovo, basta. Sì. Nuovo livello anidorino. 47. No. Sgranocchio su io Golem. Cinchou al 47, gli faccio una fossa di Persian. Okay, qua l'ho buttato giù tranquillamente. Seed. Oddio, panciamburo di Cinchou, lo devo buttare giù subito. Subito. Talo danza, subito. Buttalo giù, dai. A casa, ok. Merda, quanto regge! E sono a tre Pokémon, tu, Gio? Io gli sto buttando giù il terzo, perfetto, okay. A casa. Dugtrio. Cazzo, Slowbro è tosto. No, cavolo, Dugtrio. No, Luke. No, è tornato con terremoto, non ci credo. Ok, ha mandato il suo Pokémon migliore, che è uno Slowbro al 50. Allora. Fa triplo calcio su Pupenaz, che fa un male assurdo. Io devo andare con un Pokémon tipo volante, non posso assolutamente tenere l'Antunes, vado di Marley. Cazzo, Pupenaz! 31. Oddio, Pupenaz mi sta facendo... Veramente... No, Luke, c'è tutti i Pokémon morti. Shottato Dugtrio, giù. Dai, Boneless, reggilo, okay. Bravissimo. Penultimo Pokémon. Snorlax, di nuovo. Di nuovo, cavolo. Di dai, nuovo. Boneless, fai l'eroe. Questo si era ricarica totale sicura, infatti. Ok, uso volo per vedere un po' le mosse che... No, cazzo, sassata, cioè Snorlax, non va bene. Non va bene. Ok, Luke, forse questo lo butto giù. Bravo, Boneless! Aia. Buttalo giù, però si seve, sì. Sassata. Me ne mancano due. Faccio Ludlow. Vuole apprendere i cinesi. Evviva. Sì, certo. Di lì, certo. Come no? No, oh, hanno tutti gli stessi Pokémon, questo qua, Beedry. No. Ci sei, Luke. Sì, ci sono, ma mi sta mettendo in difficoltà Snorlax. Molto in difficoltà. Oh, c'hanno tutti gli stessi Pokémon sti qua della Lega, comunque. Questo qua ha Beedrill di nuovo. È vero? Tanidorino. E l'ultimo. Questi Pokémon qua. Magmar. L'ultimo già da te. Buono, dai. Distruggi o devastro in qualche modo. Pasquale. È il tuo momento. No, Surf. Ok. Io vado di Raggio Aurora. Non fa dire. Ok, pensavo fallisse Raggio Aurora, cazzo. Oddio, ok, ultimo Pokémon che per me. No, sottomissione bruttissima. Luke, ho vinto. Io c'ho Squirtle come ultimo Pokémon. A livello 50 Squirtle. Ok, fulmine ragazzi e saremo campioni insieme a Creepy. Lance okay. Campione ha perso Vittoria. La sfida. Vittoria, anche per me. Ok, abbiamo rischiato, ma siamo usciti indenni. Ce l'hai fatta, Luke? Sì, ma una strana sensazione. Non è la sconfitta che mi brucia, anzi, ne sono felice. Felice di aver visto crescere un nuovo grande campione. E anche questa è una frase che veramente non posso non dimenticare. Non c'è dubbio. Ormai sei davvero forte, Creepy, Rocket. I tuoi Pokémon sono cresciuti grazie al tuo spirito forte e combattivo. Diventerai un allenatore sempre più forte con i tuoi Pokémon. E si aprono le porte. Yes. Ah, e qua c'è la scena che veramente rovina il momento epico, che veramente non ho capito perché l'ha messa. Esatto, è stato proprio con la giornalista, oltretutto, cioè sì, quella della radio, cioè, bellissima, mi dicono. Ok, tu hai già saltato, Gio? Sì, praticamente sto andando dalla sala. Complimenti, Rocky. Sì, vabbè, levati, vogliamo andare levati, nella sala. Levati, Lori di merda. Che bella! Ide, ma che bella la sala, cioè, pazzesco. Bellissima. Poi vabbè, c'è la musichetta di Borgo Foglianova. Era da un bel po' che non entravo qui. In questo posto, esatto, i campioni della Lega sono onorati per sempre. Anche i loro valorosi Pokémon possono accedervi. Oggi assistiamo alla nascita di un nuovo campione. Un allenatore che ha dimostrato affetto e fiducia verso i suoi Pokémon. Un allenatore che si è fatto strada con tenacia e determinazione. Il nuovo campione della Lega Pokémon, che ha tutti i tratti di una grande personalità. Creepy, Rocket, oggi proclamo voi e i vostri Pokémon campioni.
Cioè Lance è proprio maestro dei discorsi, cioè veramente troppo epico Lance. Madonna. È finita. Ed eccoci qua. Qua che registriamo. Registriamo nella nostra squadra. Boneless. Torch, l'ultimo arrivato. Ma comunque uno Schaller. Qua. Carrion, Wigglytuff. Pasquale. Killer, Boba Fett. Colcia che ha rischiato tantissimo. Xatu, il mio mystery. Puppenaz. Puppen. Marley, Dodrio. E infine, merda! E da me Persian. Cioè, però ragazzi, merda ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. E infine noi, gli allenatori che hanno portato la squadra, insomma, a vincere la Lega Pokémon. Ok. Signori miei. L'abbiamo fatta. È finita qua. Un'altra Soul Link. Anche questa Soul Link. Esatto. E niente. È durata esattamente come la scorsa. Esatto. 17 parti molto intense, diciamo. Molto belle. Ed è stato davvero... è stato, a parte un suicidio, perché è molto, era stata molto più difficile dell'altra. Minchia voglia, cioè. Zesca, però, quanto era difficile. Cioè... È stato molto bello stesso. È stato bello. Poi, vabbè, la Lega è stata un po' una cagatina, a parte alcuni spaventi. E però, niente. Dai. Siamo arrivati anche questa volta. Cosa possiamo dire? Possiamo dire finale. Ad esempio che cosa diciamo? Che questa è la parte finale? Chi lo sa? Boh. Potrebbe essere la parte finale? Oppure potrebbe arrivare un qualcosa di inaspettato, successivo, un qualcosa insomma. Che abbiamo sempre negato. Esatto. Beh, esatto. Vediamo se voi lo volete. Esatto, quindi se lo volete. Se lo volete. Ma penso che abbiate capito tutti di cosa noi stiamo parlando. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi ai canali, ma vabbè, quello insomma in generale. Commentate dicendo, sì, Creepy, lo voglio, vi dichiaro marito e moglie. E per chi non avesse capito, sì, abbiamo intenzione di fare canto. Esattamente. Abbiamo intenzione di arrivare dritti a rosso, in poche parole. Perché, signori miei, questa Soul Link è stata stupenda. E io così non la abbandono senza un finale degno. Perché a parte che sul mio canale non ho mai portato Red, lo scontro con Red, quindi mi sento un po' in colpa. E comunque, con questa scritta fine anche che la mia campeggia scritta fine. Sullo schermo, ritorniamo al filmato iniziale, alla schermata iniziale in camera nostra, anzi fuori da casa nostra, scherzavo. Esatto. E quindi siamo fuori qua, niente, è vero. Direi che possiamo concludere qua questo 17esimo episodio. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un like, a commentare, a iscrivervi al canale. Lasciate un bel mi piace anche in generale se la serie vi è piaciuta. E insomma, diciamo che se lascerete tanti mi piace, adesso non vi impongo una cifra perché non sono Gesù Cristo, però a seconda di quanto vi piacerà questo episodio, a seconda di quanto a seconda dei feed che ci lascerete, decideremo se portare il vostro supporto, esattamente. Decideremo o no se portare Pokémon la regione di Kanto, sì. E quindi niente, passate anche dai social in Pokémon descrizione. Kanto version. Infatti, sai che stavo dicendo quello. Niente, decideremo appunto di fare questo. Passate dai social che trovate in descrizione, anche da quelli di Luke che trovate sul suo canale un po' in giro. Rispondete alle domande del giorno. Esattamente. E noi ci becchiamo, come al solito, in un prossimo video. A lungo. Ciao ragazzi, alla prossima.